Grazie mille. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questa giornata così interessante e stimolante e naturalmente mi scuso anch'io per non essere presente lì a Roma, per motivi diciamo lavorativi, insomma, ecco, e sono su un cantiere di scavo e insomma sono quindi qui sul campo. L'argomento che abbiamo scelto di trattare io insieme alle colleghe Neva Chiarenza e Marta Colombo riguarda appunto alcuni interventi e alcuni spunti di riflessione su interventi che sono stati eseguiti nell'area delle province di Lucca e Massa Carrara negli ultimi 20 anni. Quindi diciamo che precedono in un certo senso di un pochino di tempo l'uscita delle linee guida, ma ci è sembrato utile poterli rivedere e discutere alla luce proprio delle linee guida. Diciamo che questa è un'area, quella della Toscana nord-occidentale, in cui effettivamente la collaborazione fra sovrintendenza e università, nella fattispecie tra prima la sovrintendenza archeologica della Toscana, poi da parte delle nuove della nuova sovrintendenza unica, quella di la SABAP di Lucca e Massa Carrara, e la divisione di paleopatologia dell'Università di Pisa, di cui faccio parte, è un fenomeno diciamo, di lunga durata. Questo ha permesso negli anni di approfondire tematiche legate allo scavo, allo studio dei resti umani e di stringere insomma proficui, chiaramente rapporti di collaborazione istituzionale. Diciamo quindi che è un'area in cui l'interesse verso questo tipo di tematiche è sempre stato piuttosto elevato. Diciamo che molte, insomma, molte delle personalità che hanno contribuito alla stesura delle linee guida, illustri insomma, antropologi, sono colleghi e anche maestri della disciplina e hanno raccolto chiaramente delle istanze necessarie, utili, che sono anche state insomma, le nostre ecco, in questi anni di lavoro. Per cui insomma, ci sentiamo proprio come dire, completamente allineati alla necessità di avere questo strumento nuovo che renda, come dire, più omogenee le indagini, le indagini, la tutela, la conservazione di questa particolare categoria di reperti, che appunto, ricordiamolo, sono reperti sensibili, no? Come vengono definiti anche dall'ICOM e da altri, in altri contesti. E diciamo, per questa presentazione sono stati presi in considerazione tre casi di studio, proprio delle aree di Lucca e Massa Carrara, tre siti diciamo diversi, vale a dire il cimitero del Colera di Benabbio, che è un paese, un villaggio della montagna lucchese, il sito di Badia Pozzeveri, che invece è un sito pluristratificato a livello funerario, che si trova sempre nell'area lucchese, e poi San Caprasio d'Aulla, che è invece un'abbazia in provincia di Massa Carrara. Questi progetti, come vi dicevo, sono nati in sinergia tra università e sovrintendenza e hanno, diciamo, fin dall'inizio, ecco, coinvolto cinque attori fondamentali che sono quelli rappresentati in questo schema, diciamo così, circolare. Però in questa occasione, anche per, come dire, avere un obiettivo, insomma, è nucleare delle riflessioni che possono avere un valore, abbiamo deciso di accentrare la nostra attenzione in particolare sul rapporto con le comunità locali. Quindi far vedere come questi progetti sono, diciamo, sono nati, si sono sviluppati e si sono poi conclusi in relazione alle comunità locali. Quindi diciamo che il rapporto con le comunità locali in tutti e tre questi casi che ho citato e di cui poi vi parlerò un pochino più ovviamente nel dettaglio. Il rapporto con le comunità locali è iniziato già nella fase progettuale. È stato fondamentale durante la fase operativa, perché senza il supporto appunto delle comunità non avremmo ottenuto probabilmente i risultati che sono stati ottenuti, e ovviamente nella fase restitutiva, in cui le comunità sono diciamo non oggetto, ma soggetto, no, di queste operazioni di restituzione. Tutto questo chiaramente si allinea a un principio che è stato nucleato dalla Convenzione di Faro, che è fondamentale, quindi quello di considerare oggetti e luoghi non solo di per sé come importanti elementi del patrimonio culturale, ma diciamo i reperti come dei luoghi importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro, quindi per i valori che rappresentano.
Da questo punto di vista, una riflessione che così mi viene da proporre di questi aspetti, che chiaramente contenuti nella Convenzione di Faro, che ricordiamo è stata ratificata dall'Italia nel 2020, se non vado errato, è il fatto che si sottolinei il valore relazionale con le comunità. Quindi non possiamo, diciamo, prescindere nella nostra azione di ricerca, anche di tutela e di valorizzazione da questo tipo di punto di vista, tenendo presente però un aspetto, vale a dire che appunto, i resti umani, come tutti sappiamo, sono beni culturali particolari che quindi uniscono, diciamo, una valenza di tipo biologico, quindi sono degli archivi biologici, ma sono anche resti di umanità, come dice, no? L'antropologo Adriano Favole, per citare un riferimento importante, che hanno un valore trascendente. Che hanno un valore che trascende la loro stessa materialità per tutte le comunità umane. Quindi è importante riconoscere questo valore e incentivare le forme di riappropriazione e patrimonializzazione culturale. Tuttavia, evitando, secondo me, di assecondare alcune tendenze, vale a dire quelle tendenze che pure esistono, di usare i resti umani per legittimare nuove forme di identitarismo, che spesso nasce in ambito, diciamo, politico e poi si trasforma appunto in forme di ideologizzazione sociopolitica che possono creare anche, insomma, come dire, fughe verso forme di identitarismo di tipo nazionalistico. Ne abbiamo avuti chiaramente molti esempi, no? Nel corso del Novecento, che tutti conosciamo, quindi non è necessario nemmeno citarne gli esempi. Però ecco, diciamo che quello che è fondamentale probabilmente è quello proprio di avere un approccio scientifico, storico-archeologico e bioarcheologico che permetta di inquadrare i resti umani nella loro corretta dimensione. Quindi non abbiamo più bisogno, insomma, in soldoni per fare una sorta di battuta, non abbiamo più bisogno di tombe del milite ignoto o di inventare reliquie di presunti antenati, ma di collocare questi resti nella loro giusta dimensione storico-antropologica, rifuggendo da speculazioni, da spettacolarizzazioni e da manipolazioni ideologiche. Venendo ai casi di studio, che ci permettono appunto di riflettere con questo rapporto con la comunità, il primo caso che vi presento è il caso del cimitero dei Colerosi o del Colera di Benabbio, questo piccolo villaggio della montagna lucchese che è stato indagato negli anni 2007-2011, quindi sono già passati alcuni anni, insomma, dallo scavo del sito, che ha portato alla scoperta di un contesto mo funerario molto particolare, vale a dire un cimitero da catastrofe pandemica legata alla pandemia colerica che colpì l'Italia nel 1855. Quindi è un cimitero che si è venuto a creare nell'arco di un lasso di tempo molto ristretto, si tratta di neanche 2 mesi, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1855. Perché è un caso interessante nel rapporto con le comunità locali? Innanzitutto per la cronologia. Si tratta di uno scavo di un contesto ottocentesco, quindi è un caso, diciamo, di archeologia dell'età contemporanea. Quindi anche questa sua collocazione cronologica rende questi materiali, se volete, forse più sensibili, no? Nei confronti della comunità rispetto a materiali molto più antichi. Inoltre è, diciamo, un caso molto peculiare in cui, avendo scavato la totalità del cimitero e avendo la possibilità di confrontare i dati antropologici, bioarcheologici, il profilo cioè biologico anche dei singoli individui con i dati archivistici, cioè noi abbiamo nell'archivio parrocchiale della comunità di Benabbio l'elenco dei defunti colpiti dal colera, quindi ne ricaviamo ovviamente nome e cognome, età di morte e anche data del decesso, e diciamo che questo ha permesso che cosa? Ha permesso di ricostruire tanto l'andamento dell'epidemia, ovviamente, che ci dà, insomma, delle informazioni di carattere epidemiologico interessanti dal punto di vista paleopatologico, ma soprattutto ha permesso, per quel che ci interessa a noi adesso, di identificare quasi tutti gli individui sepolti, cioè di dargli un nome e un cognome. Nomi e cognomi che ci permettono di collocare genealogicamente questi individui in rapporto proprio con la comunità attuale del paese. Cioè, questi sono progenitori, ma nemmeno progenitori molto lontani, degli attuali abitanti del paese di Benabbio. Questo, ecco, crea, diciamo così, un legame ulteriore con la comunità,
E non si tratta di inventare, diciamo così, una presunta origine, una ricostruire, insomma, le generazioni passate. Questi sono effettivamente gli immediati antenati degli abitanti attuali. Quindi la domanda che ci poniamo a questo punto è: quale rapporto con la comunità è necessario costruire per l'indagine di un contesto di questo tipo? Allora, il rapporto è stato costruito, diciamo, fin dall'inizio dello scavo, nel senso che addirittura prima ancora di iniziare lo scavo, nelle fasi di progettazione, oltre a ovviamente adempiere a insomma, le importanti, diciamo, necessità legali legate, no, alle autorizzazioni, sono state fatte varie riunioni in paese in cui è stato presentato il progetto a delle, diciamo, assemblee aperte alla comunità, in cui è stato chiesto in un certo senso il permesso di poter fare questo tipo di indagine. E quindi, come dire, indagini che altrimenti senza questo primo passo non avrebbe avuto inizio. Il coinvolgimento della comunità è stato poi continuo durante il processo, diciamo, durante il processo di scavo e anche di studio sul campo, con uno scambio di informazioni direi costante. Questo scavo, come anche gli altri di cui sto parlando, fondamentalmente sono stati scavi aperti al pubblico, nel senso che non erano, come dire, in ambienti che non potevano, in luoghi che non potessero essere osservati anche nelle fasi proprio di scavo, di lavorazione. E poi, ecco, l'ultima fase è quella della restituzione. In che senso è avvenuta la restituzione? Ora, la restituzione per adesso è avvenuta nel senso di, appunto, informare dei risultati dello studio, delle indagini. Ma il progetto, questo progetto che è in via di concertazione proprio chiaramente con la comunità, è quello di riportare questi resti in paese. Ora, ecco, per darvi intanto un esempio del processo di identificazione, ho messo semplicemente un individuo qui, tra quelli che sono stati identificati. Ecco, questo individuo SK1808, che è stato identificato come Maria Assunta Rocchi, una bambina di 11 anni, uccisa appunto dal colera proprio all'inizio di settembre del 1855. E poi ecco l'unione di questi dati che ha permesso la ricostruzione proprio della sequenza di occupazione del cimitero, no? Quindi il primo gruppo di pneumatici ha occupato questo spazio, il secondo gruppo che è stato posizionato sempre sul sagrato della chiesa in questa posizione, il terzo gruppo, il quarto gruppo, il quinto gruppo, fino ad aver occupato tutto questo areale che insomma circonda la chiesa di San Michele. Quindi l'idea, poiché il luogo di sepoltura di questi individui era un luogo che era stato scelto per motivi legati all'emergenza sanitaria, quindi lontano dal paese, fuori dal paese, ma nei pressi di un edificio religioso. In questo modo, diciamo, la scelta aveva assecondato le istanze, no? Le imposizioni generate proprio dalle autorità sanitarie dell'Ottocento, aveva però garantito anche la scelta di un luogo comunque religioso. Quindi l'idea sarebbe quella di riportare questi scheletri, questi individui all'interno della chiesa di San Michele, che è un edificio importante che sorge appunto sulla sommità di questo colle, tra l'altro un edificio medievale che qui vedete che in origine era la chiesa del castello di Benabbio, e ricollocarli chiaramente all'interno di una situazione controllata, in un momento che ne garantisca magari anche la fruibilità futura, quindi che sia possibile anche riaprire con facilità e soprattutto controllare per una adeguata conservazione nel tempo di questi resti. Quindi diciamo che quest'operazione di scavo, che ha portato chiaramente a acquisizione di conoscenze di tipo scientifico, è stata utile anche a, come dire, rinsaldare e ricreare un legame con questa storia del passato che prima effettivamente delle indagini di scavo era andata perduta, nel senso che se ne conservava lontanamente la memoria a livello popolare, a livello anche, come dire, di informazioni storiche, ma non si conosceva, ad esempio, neanche con precisione il luogo preciso di inumazione degli individui, no? Quindi questo lavoro ha fatto riscoprire questo legame. Quindi, in un certo senso, in questo caso, mi viene da dire che, diciamo, l'interesse collettivo etico e l'interesse della comunità locale, emico, per usare un'espressione che ho mediato da un saggio molto interessante che ho letto proprio nel primo numero della collana Etica e Patrimonio Culturale,
firma di Valentino Nizzo, che come sempre ha scritto delle cose, diciamo, estremamente interessanti, no? Riprendendo questa suddivisione etico-emico, che è una delle proposte avanzate da campo antropologico da Marvin Harris. Quindi in questo caso direi interesse collettivo etico, interesse locale emico della comunità coincidono. Quindi potrebbe essere, come dire, il raggiungimento, la finalizzazione di questo obiettivo di ricerca e di costruzione di un, come dire, di una consapevolezza collettiva. Diciamo che lo scavo e il lavoro di ricerca è stato utile perché, tra l'altro, ha portato anche al restauro di questo edificio che qui vedete prima del restauro, ma era chiaramente assai compromesso. Oggi sarebbe invece adatto appunto anche a questo tipo di operazione. Il secondo sito di cui vi voglio parlare è Badia Pozzeveri, diciamo, questa località della Piana Lucchese, dove era collocata un'importante abbazia in età medievale. Tra l'altro mi trovo proprio qui in questo momento, perché diciamo, lo scavo è iniziato nel 2011, ma sta andando avanti ancora oggi, quindi uno scavo di lunga durata per un sito importante che ha restituito una grande serie di individui scheletrizzati. Diciamo che questo sito, a partire dalla fine del X secolo e fino a tutto il XIX secolo, è stato appunto interessato da una sequenza piuttosto cospicua di inumazioni. Diciamo che non ha perso completamente la propria funzione cinquecentesca, Io mi almeno. scuso, dottor Sì. Fornaciari, mi sente? Abbiamo 5 minuti ancora, perché questo ci Perfetto. permetterà poi di fare una discussione dopo le Certo, tre certo. comunicazioni. Grazie. Grazie. E in questo caso il cimitero attuale del paese è stato realizzato proprio nella seconda metà dell'Ottocento, proprio vicino a questo luogo. In questo caso il rapporto con la comunità è stato costruito in maniera simile a Benabbio, quindi con un coinvolgimento della comunità locale già nella fase di progettazione, a partire da associazioni locali, abitanti dell'area, ma poi è stato implementato da un'attività di divulgazione veramente spinta, un termine poco consono, ma diciamo che ha previsto, ad esempio, la redazione di un diario giornaliero online, in italiano e inglese, arricchito da immagini, eccetera, che permettesse di seguire l'andamento delle operazioni di scavo anche a distanza. Questo è stato molto utile, ad esempio, per creare un legame con la comunità anche degli emigranti, quindi coloro che originari del paese vivono ad esempio negli Stati Uniti, in Brasile, all'estero. La Lucchesia, come buona parte dell'Italia, è terra dell'immigrazione. Qui diciamo, è molto sentito questo legame. Esistono anche delle associazioni importanti, come ad esempio a Lucca, l'Associazione Lucchesi nel Mondo, che è benemerita, che ha, diciamo, tesse questi fili che legano coloro che appunto hanno un'origine lucchese, comunque dall'area lucchese. Chiaramente operazioni di divulgazione in ambito locale, con conferenze, visite guidate, e diciamo ricerche, oserei dire anche d'avanguardia, dedicate a questo tipo di materiale, che sono state poi restituite attraverso un processo veramente capillare di divulgazione locale. E la restituzione, in questo caso, ora scorro alcune immagini dello scavo, vi mostro anche qui alcune immagini di varie fasi di una delle aree funerarie. Questa in particolare è ancora una volta in relazione alla pandemia colerica di metà 800, ma questa restituzione è avvenuta ad esempio come prima fase, come prima operazione, grazie ovviamente all'interesse che è stato riacceso verso questo sito dalla ricerca, nel recupero degli ambienti circostanti la chiesa abbaziale, che sono diventati il nuovo ostello per pellegrini di Badia Pozzeveri, che è attualmente in uso, è quello da cui sto trasmettendo, qui attualmente mi trovo. Infine, l'ultimo caso, ultimo ma non meno importante degli altri, è ultimo nel senso che anche il più recente, questa operazione di scavo che risale al 2021, di un sito importante, vale a dire San Caprasio di Aulla, quindi un'abbazia lungo la via Francigena, in provincia di Massa, sito indagato a più riprese dall'ISCUM di Tiziano Mannoni, Enrico Gianni Chedda, già a partire dal 2001. Nel 2021 è stato oggetto invece di uno scavo diretto e finanziato proprio dalla sovrintendenza, dalla SABAP Lucca Massa Carrara, diretto dalla dottoressa Marta Colombo. E questo ha permesso di diciamo, indagare un ambiente che fino a quel momento non era stato ancora indagato,
questo che vedete in questa pianta, che ha restituito una discreta serie di individui scheletrici. Si tratta del San Caprasio di un luogo veramente particolare in cui il legame con i resti umani è fondamentale proprio per l'identità del luogo. Qui sì, si può parlare di, probabilmente di simbolo identitario, nel senso che gli scavi di San Caprasio, quelli fatti dall'ISCUM, hanno portato a un'eccezionale scoperta, vale a dire al ritrovamento dei resti di San Caprasio, cioè delle reliquie del santo, di cui si era persa memoria nel corso dei secoli. Qui vedete proprio l'ultima collocazione, la localizzazione dell'ultima collocazione a livello del San Caprasio 3, che è la fase di decimo-undicesimo della chiesa dove sono state rinvenute queste reliquie, e appunto il restauro e la ricollocazione del sarcofago in stucco eccezionale che le conteneva. Quindi in questo caso il legame tra comunità e resti umani è un legame fortissimo. Addirittura resti umani che sono stati individuati, scavati e studiati perché erano stati sepolti, no, ad Santos, cioè in prossimità, quindi della tomba di San Caprasio. E il ruolo della comunità in questo caso è, direi, stato più che fondamentale, nel senso che la comunità locale, la parrocchia e anche l'associazione Amici di San Caprasio ha promosso, insieme alla sovrintendenza, la realizzazione di un museo all'interno dell'abbazia, dopo i restauri dell'abbazia, che sono stati contemporanei ai lavori dell'ISCUM, e ha, diciamo, anche finanziato successivamente, qui scorro alcune delle immagini dello scavo, ha finanziato, delle tombe medievali, ha finanziato anche lo studio attualmente in corso a livello molecolare degli individui che sono stati rinvenuti. Quindi diciamo che in questo senso la riappropriazione storica attraverso gli archivi biologici è un dato già assodato in questo caso, come dire, che è confermato proprio dall'attività stessa della comunità, che è motore anche delle nuove indagini. Ecco, con questo ho toccato vari aspetti, spero di non aver creato, insomma, fatto confusione, come dire, affastellando magari problematiche anche simili ma diverse, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.